Se io dico spada romana, sicuramente tutti voi avrete come prima cosa pensato al gladio, inteso come l'iconica spada corta dalla lama di circa 50 cm, tipica dei legionari del primo e del secondo secolo d.C. Tuttavia, questa è in realtà soltanto una delle numerosissime armi bianche che i romani utilizzano nel corso dei secoli. E questo è particolarmente vero se noi guardiamo alle numerose e diverse spade che i romani hanno usato prima dell'adozione del gladio. Quindi, che spade utilizzavano i romani prima del gladio, nei 5 secoli e mezzo che hanno preceduto l'adozione del gladio ispanico? Ne parliamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Mattia Caprioli e bentornati su Tribunus. Prima di cominciare vorrei ringraziare Res Bellica per le repliche di armi che vi mostrerò durante il video, nonché per le foto e per le clip che mi è stato permesso di utilizzare. Res Bellica è una realtà con la quale lavoro da diversi anni, che si occupa di repliche di armi e armature del mondo antico. Se siete interessati quindi a possedere una replica perché siete revocatori storici, perché dovete allestire una mostra o un allestimento di qualche tipo, o semplicemente perché siete collezionisti che volete avere un pezzo a casa, come questo qui magari, vi invito naturalmente ad andare a dare un'occhiata sul sito, vi lascio il link in descrizione, o a scrivere una mail a info@resmetica.com. Come sempre devo fare alcune premesse all'argomento principale, questo per permettervi di capire meglio quello di cui andremo a parlare più avanti nel corso del video e per smontare alcuni miti o per correggere alcune inesattezze che io ancora a volte continuo a vedere proliferare in rete. Partiamo intanto dal vero e proprio argomento di questo video, ovvero le spade che i romani utilizzano prima dell'adozione del gladio ispanico. E volutamente va fatta questa distinzione perché ricordiamo sempre che il gladio ispanico e il gladio classico che noi immaginiamo sono due armi profondamente diverse. Infatti, se il gladio del nostro immaginario è questo, il gladio ispanico è questo, che come vedete è un'arma estremamente diversa, molto più lunga e anche dalla forma decisamente diversa, per quanto questo tipo di gladio, il gladio corto classico, derivi esattamente da questo. Ma di questa cosa nello specifico parleremo poi in un video dedicato al gladio, se lo vorrete fatemelo sapere nei commenti così che possa prepararlo. Il gladio ispanico è un'arma che viene acquisita alla fine della seconda guerra punica, alla fine del terzo secolo avanti Cristo, quindi vedremo quelle armi che precedono il gladio ispanico. Altra precisazione importante da fare: le armi che noi vedremo in questo video, che sono quindi quelle dei primi circa 5 secoli e mezzo di storia romana, non sono considerabili antenati del gladio, poiché, per fare un paragone, così come noi non siamo discendenti dell'uomo di Neanderthal, che non è quindi un nostro antenato, perché fa parte, come dire, di un ramo diverso che va a sparire, così le armi che noi andremo a vedere in questo video non sono un diretto antenato del gladio, che ha una, come dire, via di acquisizione totalmente diversa. Le armi che andremo a vedere hanno tutte le loro, come dire, fonti di origine e derivazione, ma poi vanno, come dire, a morire nel momento in cui il gladio ispanico prende il sopravvento. Infine, un'ultima ma importante notazione, premessa che dobbiamo fare, riguarda la nomenclatura di queste armi. Infatti alcune hanno delle nomenclature moderne, come la spada ad antenne o la spada Latin-B, poi vedremo più nel dettaglio più avanti, mentre altre derivano direttamente dai nomi che troviamo nelle fonti, quindi per esempio Xiphos e Coppice. Tuttavia, ecco, queste ultime, quelle che hanno la denominazione dalle fonti, soltanto per noi le nomenclature hanno, come dire, una valenza di tipo tecnico molto specifico. Che significa? Significa che magari siamo abituati a dire che tale spada è uno Xiphos, tale spada invece è un gladio. In realtà noi stiamo adattando per un nostro bisogno, che è quello di classificare in modo piuttosto rigido e schematico, cosa che, come vedremo con le armi antiche, non è sempre possibile. Stiamo adattando a questo nostro uso, in realtà, il fatto che gli antichi utilizzassero semplicemente dei termini generici per definire le spade. Infatti, per esempio, Xiphos è la parola greca che definisce a grandi linee la spada, così come tra l'altro altre nomenclature, e questo ce ne accorgiamo,
Per esempio, se andiamo a vedere il fatto che nel VI secolo d.C. Procopio di Cesarea chiama Xiphos la spada che usano i soldati di Belisario, che senz'altro non avranno usato un'arma di origine greca antica. Semplicemente Xiphos è una parola generica per spada, così come lo è Gladio, che è una parola generica per spada. E del resto, infatti, troviamo Gladius usato ancora anche in epoca tardoantica, quando il Gladio è sparito. E troviamo Gladius utilizzato in alcune fonti di lingua latina medievali per definire semplicemente la spada, perché è la parola per spada. E questo uso generico di un termine per definire, come dire, tutta una categoria di armi lo troviamo ancora molto in avanti nel corso della storia. Per esempio, se voi andate a vedere i trattati di scherma, che sono principalmente di epoca dal rinascimentale in avanti, quindi età moderna, troviamo usato semplicemente spada, senza tutte quelle distinzioni che noi, per nostra necessità, come dire, scientifica, dobbiamo porre. E a proposito di nomenclatura, ultima premessa, così poi possiamo entrare nel vivo, io ho trovato che molti di voi, nei commenti sul video alla spada, quando è stato chiesto che armi venissero utilizzate prima del gladio, hanno parlato di una spada di tipo Ensis. Credo che molti di voi, per colpa di Wikipedia, si riferissero alla Copis, che erroneamente è stata anche chiamata Favicata, ma ci arriviamo anche a quello. Tuttavia, non esiste una spada di tipo Ensis in realtà. Ensis era la prima parola che i romani hanno utilizzato in latino per definire la spada, parola che tra l'altro verrà poi soppiantata da Gladius, che è più tarda, e anche di questo ne parleremo proprio nel corso di questo video. Quindi ricordatevi che non esiste una spada di tipo Ensis. Esistono varie spade, i romani le avrebbero chiamate, prima dell'adozione di Gladius, tutte Ensis. In realtà un'ultima e fondamentale premessa, scusate, me ne ero dimenticato nella prima registrazione del video, le spade di cui andremo a parlare, pur chiamandole spade romane, ecco, noi spesso e volentieri dobbiamo in realtà fare riferimento a spade che non sono propriamente romane, ma che provengono magari dal resto del mondo italico, dalla Magna Grecia, dal mondo etrusco, eccetera. E questa è una notazione molto importante da fare, perché per quanto noi a volte siamo abituati a pensare che nel mondo italico le culture e le civiltà fossero tutte uguali, e culture e civiltà sono due cose diverse, ne parliamo per le prime spade, ecco, in realtà non è affatto così. Noi siamo abituati a fare un grosso calderone con etruschi, italici, romani, a volte anche greci, e per quanto ci fossero similitudini, importazioni di pezzi da una parte all'altra, in realtà si tratta di mondi che sono profondamente diversi, e questo si riflette spesso anche nelle panoplie, per quanto tanti elementi siano condivisi. Quindi a volte noi, per supposizione, incrociando altre fonti, possiamo dire che i romani utilizzavano questa o quell'arma o questo o quell'armamento, però dobbiamo sempre tenere a mente che in tanti casi noi non l'abbiamo direttamente da un contesto romano. Quindi ecco, questo per dire, ricordatevi questo perché è fondamentale, e ricordatevi che appunto romani ed etruschi e altre popolazioni italiche sono cose diverse tra loro, non sono la stessa cosa. Cominciamo quindi il nostro viaggio nelle spade dei romani prima dell'adozione del gladio ispanico, e partiamo dalle origini, quindi partiamo dalle spade, come dire, dei primi re. E non è del resto sbagliato usare questa dicitura, se vogliamo, perché la spada nel primissimo periodo regio di Roma, quindi tra l'VIII e la prima parte del VII secolo a.C., è senz'altro appannaggio soprattutto dell'aristocrazia, quindi dei membri più alti della società, che tra l'altro sono tra i pochi che possono essere guerrieri professionisti. E l'arma più caratteristica di questo periodo è senza dubbio la spada ad antenne, che prende il nome appunto dalle caratteristiche antenne della sua impugnatura. La spada ad antenne, che è una spada che è usualmente completamente di bronzo, deriva da esemplari provenienti dall'Europa centrale dell'età del bronzo, e che ha una diffusione veramente ad ampio spettro in Europa e in tutto il territorio italiano, comprese le isole. Abbiamo infatti dei bei reperti anche dalla Sardegna, che si pensa siano di importazione etrusca. Queste spade sono molto caratteristiche della cultura villanoviana, che con buona pace dei nostri amici pelasgi o panilleristi, è la fase iniziale della cultura etrusca. Una sua propagine meridionale, o almeno una sua propagine
come dire, molto influenzata dalla cultura villanoviana è la cultura laziale, che è appunto quella di cui fa parte anche Roma. In questo caso specifico noi siamo anche piuttosto fortunati perché abbiamo delle spade ad antenne direttamente da Roma. In particolare abbiamo due spade ad antenne dalla necropoli dell'Esquilino, dalla tomba 98, che ci mostrano anche il passaggio dalle armi in bronzo alle armi in ferro. Infatti in questa tomba sono conservate sia una spada ad antenne, nello specifico una tipo Tarquinia, in bronzo, che una spada ad antenne con la lama in ferro. Queste spade presentano delle differenze strutturali abbastanza marcate tra di loro. Perché? Perché le spade ad antenne in bronzo sono composte da due pezzi, che sono l'impugnatura, che è composta da un solido pezzo di bronzo, e dalla lama, che viene fissata all'impugnatura in vari modi, di solito con due robusti ribattini. E presenta spesso, come si può vedere, una costolatura centrale, questo per rendere più resistente la struttura dell'arma, arma che si attesta intorno ai 60 cm di lunghezza, a volte anche più corta in realtà. Ecco, c'è una bella differenza invece con la spada in ferro che proviene dalla necropoli dell'Esquilino, che qui vedete in una riproduzione di Pierpaolo Sierkovic, detto Rusticus, e appartenente all'amico Marco Cecini. E la caratteristica diversa è proprio dell'impugnatura. Infatti le antenne, che qui sono solidali con il resto dell'arma, dell'impugnatura quantomeno, lì diventano un semplice elemento decorativo. Infatti qui le antenne erano un modo, come dire, elegante di risolvere il problema dei canali di fusione, poiché queste venivano realizzate, per semplificare un discorso molto complesso, tramite uno stampo con la fusione del bronzo. Invece in quel caso, avendo un'arma che ha un codolo vero e proprio, che sarà stato quindi poi rimbattuto, le antenne diventano un elemento in più che diventa semplicemente decorativo per andare a imitare proprio queste armi. Le spade ad antenne potevano essere poi racchiuse, portate in foderi organici ricoperti completamente di metallo, come questo, o altrimenti in foderi completamente organici ma con almeno la punta metallica, questo per evitare che il fodero organico potesse subire, come dire, incidenti in una parte che era decisamente delicata. Tra l'altro in questo caso, ecco, sempre in questa riproduzione di Resbellica, vediamo un'impugnatura di una spada ad antenne che antenne non ha, infatti ha un pomolo organico, e questo non è una cosa così rara nelle spade della cultura villanoviana. Sappiamo che la spada, lo sappiamo dai reperti dei foderi, poteva venire portata indifferentemente a destra o a sinistra, probabilmente a seconda del gusto del suo proprietario. Non abbiamo in realtà altri elementi per definire che venisse fatto per fini pratici. Della spada d'antenne, se volete approfondire relativamente soprattutto alla cultura villanoviana e ad alcune sue caratteristiche più tecniche, vi lascio in descrizione il link a un video che ha realizzato qualche tempo fa Resbellica proprio sull'argomento. Affiancata alle spade ad antenne abbiamo poi coeva un'altra tipologia, che è la cosiddetta spada lingua da presa, anche questa usualmente in bronzo, ma che vede proprio in questo periodo, a cavallo tra l'VIII e il VII secolo a.C., avere i suoi primi esemplari in ferro. In queste spade la parte dell'impugnatura è solidale alla lama ed è ottenuta fissando con dei ribattini due guancette in materiale organico alla parte appunto finale dell'arma, quella che corrisponderebbe appunto all'impugnatura, a dove ci sarebbe il codolo in una, come dire, normale spada di ferro. Tra VII e VI secolo a.C. l'Italia è investita dal fenomeno del periodo orientalizzante. Per dirla molto in soldoni, l'Italia viene estremamente influenzata tramite l'arrivo di genti e di merci da Oriente, dalla Grecia in particolare, da tutta una serie di elementi culturali, di cultura materiale, di stilemi grafici, eccetera, provenienti dalla Grecia. E il periodo orientalizzante in realtà partiva anche da molto prima, perché i greci stessi erano stati molto influenzati nel loro periodo orientalizzante, che aveva avuto luogo intorno all'VIII secolo a.C., da tutta una serie appunto di elementi di pensiero, idee, stilemi grafici, cultura materiale, eccetera, provenienti dal Medio Oriente. Ecco, con questo cambiamento ci sono anche delle ripercussioni nel mondo dell'ambito militare. Non stiamo qui naturalmente a spiegare la questione dell'adozione delle panoplie, plitiche e in parte la falange, anche se in realtà nel mondo
italico ha una sua declinazione molto particolare. Se volete, ne parlerò in futuro, fatemelo sapere nei commenti se siete interessati. Qui basti sapere che questo ovviamente si riflette anche sulle armi bianche che i romani da qui in poi adottano e usano, che vanno completamente a rimpiazzare le armi che abbiamo visto prima, quindi le spade ad antenne e le spade a lingua da presa. In particolare si attestano due categorie molto particolari di armi, molto specifiche. Una spada curva a un solo filo e una spada a doppio filo con lama fogliata. Stiamo parlando naturalmente della Copis e dello Xiphos. Partiamo dalla Copis, che per qualche motivo ho notato che nell'immaginario pensiamo che presso i romani, come dite, antichi, abbia avuto una particolare fortuna. In realtà questo non è proprio vero. Quest'arma a un solo filo nasce, come dire, a cavallo tra il mondo illirico e il mondo greco e si evolve infatti in due modi un po' diversi. Nello specifico di questo ha parlato per esempio Giorgan Estrelli in un suo video, e anzi Giorgan Estrelli ha parlato di praticamente tutte le armi che vediamo da qui in avanti sul suo canale, quindi troverete il link in descrizione e vi invito naturalmente ad andare a visitare il suo canale. La Copis è un'arma, come abbiamo detto, a un solo filo, curva, ed è tagliente sul lato convesso. Nel mondo italico, e potremmo dire nel mondo romano e in quello etrusco, sembra diffusa soprattutto tra il VI e il IV secolo a.C. e troviamo delle spade che sono veramente a volte imponenti. Per esempio, ne è un bellissimo esempio la spada della Panoplia trovata nella tomba del guerriero di Danuvio, non romano, ma che oggi è conservata al Museo di Roma delle Terme di Diocleziano, e che presenta una lunghezza veramente imponente. Parliamo di circa 90 cm di lama, e questo ha fatto supporre l'utilizzo di questa spada soprattutto tra i cavalieri. Del resto, anche in un trattato più tardo dell'autore greco Senofonte si raccomanda l'uso di questa spada specifica in cavalleria. Tuttavia abbiamo anche decine e decine di rappresentazioni che ci mostrano molto molto chiaramente che veniva usata anche dai fanti, quindi in realtà non c'era questa grande distinzione. Quest'arma in realtà poi, come detto, ha una fortuna abbastanza limitata. Già nel IV secolo a.C. non dico che sembra sparire, ma si limita ad alcune zone dell'Italia centrale, decisamente fuori comunque da quello che sarebbe il mondo romano, ed è difficile capire dalle sue rappresentazioni più tarde, che addirittura sono del III o del II secolo a.C., se fosse effettivamente utilizzata da alcune fette di alcune popolazioni italiche, oppure se fosse in realtà, come dire, un simbolo vestigiale, un qualcosa che in realtà richiamava a un passato, come dire, glorioso e più prestigioso. Del resto questo è una cosa che vedremo con l'altra arma della quale andremo a parlare. E prima di andare a parlare dell'altra arma, una specifica e una precisazione molto importante. Io vedo che tanti di voi chiamano quella che sarebbe la Copis falcata. Le due armi si assomigliano parecchio, sì, perché la falcata quasi certamente deriva proprio dalla Copis, ma sono due armi profondamente diverse che vanno distinte tra di loro, non sono sinonimi. La Copis, abbiamo detto, arma greca che poi in Italia si sviluppa in modi un po' più particolari. La falcata è un'arma profondamente diversa, che spesso, per quanto non sempre, presenta un dorso spezzato, quindi non in una unica linea curva, è più corto, presenta spesso un controfilo, ovvero è tagliente in parte anche su quella parte della spada, che del filo, che è rivolta verso il polso, quello che tecnicamente si chiamerebbe filo falso in una spada dritta, e soprattutto è solo tipica del mondo iberico. La falcata si trova solo lì ed è usata solo dagli iberici, quindi equiparare Copis e falcata è erroneo, e quindi ricordate sempre di distinguere tra la Copis e la falcata, sono due armi diverse. Ben diversa e molto più fortunata è invece la storia dell'altra arma che anche i romani acquisiscono durante il periodo orientalizzante, ovvero lo Xiphos. Quest'arma a doppio taglio, a lama fogliata, che viene acquisita appunto a partire dal periodo orientalizzante, avrà una lunga vita, almeno fino al III secolo a.C. pieno.
ed è una di quelle armi che sfugge alla nostra categorizzazione molto rigida, o meglio, che ci piacerebbe che esistesse, perché infatti tutti i primi esemplari che noi troviamo in area, ma partire naturalmente dal mondo magno greco, non hanno una lunghezza, come dire, fissa, in realtà anzi è molto variabile, addirittura tra i 40 e gli 80 centimetri. Tuttavia, nel passare dei secoli, sembra attestarsi su delle dimensioni che sono tra i 50 e i 60 centimetri. Questo lo possiamo dire un po' dai reperti, anche se abbiamo reperti di VI secolo che sono più lunghi, come i tipi Alfedena e Campovalano. E poi abbiamo, per esempio, nel IV secolo una spada magno-greca da Banzi, che è relativamente corta, perché al massimo sarà lunga 60 centimetri. Ecco, noi troviamo delle spade che si attestano intorno alla lunghezza che più o meno vi sto mostrando, probabilmente. Questo si vede, per esempio, da degli affreschi etruschi dalla tomba François di Vulci del IV secolo a.C. e da alcuni Aera Signata, un singolare Aer Signatum, del periodo probabilmente intorno alla prima guerra punica. Per completezza, l'Aer Signatum è l'antenato delle monete nel mondo italico e romano. E su alcune di queste sono rappresentati proprio degli Xiphos. Lo Xiphos ha decisamente maggiore fortuna perché? Perché è un'arma generalista, se ricordate quello di cui abbiamo parlato nel video sulla spada, ed è estremamente adatta sia ai colpi di punta che ai colpi di taglio, e quindi ben si adatta al modo di combattere romano del periodo, che favorisce tantissimo questo tipo di utilizzo dell'arma. Quanto viene usata quest'arma? Difficile dirlo. È molto probabile che sia ancora utilizzata, anzi direi quasi certamente, anche nel corso della Seconda Guerra Punica. Ed è probabile che venga utilizzata, per quanto molto meno, adesso ci arriviamo, fino al II secolo a.C. Questo sarebbe testimoniato dal deposito del genio militare di Talamonaccio, nel quale si trova, tra le altre armi miniaturistiche, anche uno Xiphos miniaturistico. Tuttavia è assai probabile che col passare del tempo e forse già dalla fine del III secolo a.C. lo Xiphos sia soprattutto, come dire, come dicevamo della Copis prima in certe aree italiane, un residuo vestigiale, come dire, di prestigio. E questo lo sappiamo anche guardando per esempio ad alcune panoplie, alcune rappresentazioni statuarie di panoplie importanti di alto rango del secondo, primo secolo a.C. in cui c'è proprio uno Xiphos come arma. Questo forse a indicare che è diventata un'arma soprattutto appannaggio dei grandi comandanti, dei consoli, eccetera. Prima di passare alla spada successiva dobbiamo anche guardare un aspetto molto importante di queste armi greche. Come venivano portate e sospese? E su che lato? Perché di solito ci immaginiamo i romani che sempre comunque la spada a destra. In realtà queste spade venivano portate usualmente alla greca, quindi sospese sul lato sinistro. Abbiamo alcuni primi esperimenti di altro ambito che vediamo per esempio sulla statua, ovviamente non romana, del Guerreo di Capestrano, datata tra il VI e il V secolo a.C., in cui la spada è portata praticamente così sul petto, legata con qualche sistema all'armatura a disco che andava a proteggere il petto. Ma nella maggior parte dei casi l'arma era portata appunto poi sul fianco sinistro per mezzo di una tracolla di qualche tipo. Questo è molto importante ribadirlo perché lo vediamo sia con queste armi che con quella che adotteranno successivamente e insieme a questa in realtà, ovvero i romani di solito quando copiano l'arma copiano anche il sistema di sospensione dell'arma. Quindi se l'arma era portata usualmente a sinistra da chi l'avevano copiata, la portano a sinistra. Se invece l'arma era portata a destra, la portano a destra. E questo è proprio il caso dell'arma che i romani adottano nel IV secolo a.C., che è una spada che ha un'enorme fortuna nel mondo non solo romano, ma italico in genere. Stiamo parlando della spada gallica tipo Laten B. La spada Laten B per me è forse una delle spade più interessanti tra quelle di cui trattiamo in questo video, da una parte anche per i nostri, come dire, limiti mentali, perché in tanti faticano ancora ad accettare l'idea che i romani abbiano fatto propria e abbiano probabilmente adorato quest'arma di origine gallica, e anche perché dà origine a tante cose che noi consideriamo molto tipiche del soldato romano, del nostro immaginario, ma ci arriviamo a breve.
Tanto partiamo dalle caratteristiche. Questa spada, tanto si chiama la Tenbi per il periodo storico nella quale questa, come dire, viene creata nel mondo celtico, ovvero il periodo appunto la Tenbi, che va più o meno dal IV alla prima metà del III secolo avanti Cristo. I Galli poi utilizzeranno la spada la Tenchi, useranno altri tipi di spade per motivi vari, i Romani invece manterranno questa e la manterranno per un tempo che è abbastanza lungo, anche se comunque è inferiore a quello del gladio. Quindi è un'arma che è rimasta per poco tempo, ma che ha influito tantissimo. Perché diciamo questo? Intanto perché è proprio da questa spada che deriva il termine gladius, nasce con l'acquisizione di questa spada. Infatti, come abbiamo detto, la parola per spada in latino originariamente era ensis. Tuttavia, dal III secolo a.C., a parte per l'ambito letterario alto, poetico, eccetera, sembra sparire. Perché infatti la parola per eccellenza per definire la spada è gladius. E gladius deriva proprio dalle ricostruzioni linguistiche che sono state fatte dal gallico cladios o cladivos. E questo può significare probabilmente una sola cosa, come tra l'altro testimonia l'archeologia, non per l'ambito romano, non solo per quello, ma per tutta la penisola italiana, per tutto il mondo italico e anche etrusco, ovvero che quest'arma è stata considerata così buona, così valida, che è stata adottata talmente in massa che la parola per antonomasia per definire la spada era la parola che coloro che l'avevano portata usavano per definire la spada. In modo un po' provocatorio possiamo allora forse dire che, pur non essendo morfologicamente un gladio, ribadiamo che da questa spada non deriva poi il gladio, a livello di nomenclatura la spada la Tenbi è, diciamo così, il primo gladio, tant'è vero che c'era un bellissimo articolo sulla rivista Ancient Warfare che si chiama Gladius Gallicus, a Celtic Sword for Italic Warriors. Chiaramente Gladius Gallicus è un neologismo, non è mai stato usato nelle fonti antiche, ma direi che rende perfettamente l'idea. E secondariamente c'è anche un altro fattore che riguarda il come veniva portata. Infatti questa spada, che di solito veniva portata in un fodero totalmente metallico, veniva sospesa al fianco destro e i Romani hanno imitato questo sistema. Questo nonostante per loro non fosse strettamente necessario, almeno da un certo punto in poi. Infatti, per esempio, i Celti era ovviamente una necessità molto pratica, perché avere uno scudo a tavola piatta impediva di estrarre la spada da sinistra senza esporsi in modo molto pericoloso. Mentre invece avere la spada a destra permetteva di rimanere totalmente coperti e di estrarre la spada e di essere già pronti al combattimento. Ecco, i Romani hanno in parte questo problema quando tornano ad adottare gli scudi oblunghi, tema che sarebbe lunghissimo e se volete ne parliamo in un futuro, ma loro poi andranno poi a dare, come dire, maggiore importanza e alla fine acquisiranno in via praticamente esclusiva lo scudo converso, quello che noi chiamiamo scutum. E come ho dimostrato anche in un altro video, estrarre una spada da destra o da sinistra con uno scudo converso permette di rimanere coperti. Quindi in realtà non c'era una necessità davvero pratica di avere la spada destra per i Romani, per quanto in un primo momento adottino anche loro, o adottino di nuovo, anche loro scudi a tavola piatta. E tant'è vero che poi, già dalla fine della Repubblica, nella primissima età imperiale, troviamo per esempio il gladio, quello che noi appunto consideriamo il gladio classico, portato tanto a destra quanto a sinistra, maggiormente a destra, ma vediamo tanti esempi del gladio portato a sinistra. Questo significa che i Romani non avevano una vera preferenza particolare pratica, era forse più dettata da gusti o usanze locali, ma magari anche di questo ne parliamo nel video dedicato al gladio vero e proprio. Come detto, la spada di tipo la Tenbi ha un successo enorme non solo in ambito romano ma in tutto il mondo italico e nel mondo etrusco, tant'è vero che la troviamo rappresentata diverse volte sia in ambito iconografico che dal record archeologico, tanto in tombe quanto in depositi votivi. E la cosa molto affascinante è che la prima trascrizione del nome Roma su un oggetto la abbiamo proprio da una spada di tipo la Tenbi. E la cosa molto affascinante è che questa spada, che noi sappiamo essere stata fatta a Roma, non è stata fatta da un romano. Infatti l'iscrizione riporta
Trebbio Pomponio mi fece a Roma, questo, come dire, nello stile di molti oggetti del mondo antico che, come dire, parlano. E ci dice per l'appunto che il suo costruttore non romano l'ha fatta a Roma. Questo come indicazione, come dire, inequivocabile, che le genti italiche, i romani, producevano queste spade di tipo gallico. E altra cosa molto affascinante è che questa spada è una bella rappresentazione di quanto ci fosse scambio interculturale e tra le varie civiltà in quel periodo. Perché? Intanto perché il fabbro, dal nome, vediamo benissimo che non è latino e non è romano, probabilmente è un osco, comunque sia è un italico, non romano. E la spada presenta come decorazione, realizzata da Gemina come la scritta, due stelle argeadi o due solidi vergina, a seconda di come lo volete chiamare, che è uno dei più diffusi e più noti e più fortunati simboli del mondo greco ed ellenistico. E questo non dovrebbe in realtà stupire, perché, tanto per dirne una, il dedicatario di una statua famosissima che oggi è ai Musei Vaticani, una statua etrusca, quella del Marte di Todi, ecco, il dedicatario è un signore di origine celtica, magari di queste cose ne parliamo un'altra volta. Vi lascio lo spunto così per andare ad approfondire. La spada Latembi ha una grande fortuna, ma una vita abbastanza breve. Questo perché viene acquisita nel IV secolo a.C., ma quando i romani poi acquisiscono e adottano il radio ispanico, viene soppiantata nel giro di relativamente poco tempo, tant'è vero che il reperto più recente che noi abbiamo è dell'ultimo quarto del secondo secolo a.C. E quindi andiamo a rispondere anche alla domanda: perché i romani adottano il gradio ispanico e vanno ad abbandonare sia la Tembi che il già parzialmente in disuso Xifos? Mettiamo rapidamente a confronto le due spade. La Tembi è un po' più corta del gradio ispanico e, come vedete, è decisamente più stretta. E ha una punta molto meno aggressiva di quella del gladio ispanico. C'è però probabilmente un altro fattore che ha a che fare con la sua costruzione, le caratteristiche, come dire, fisiche e meccaniche del gladio ispanico, perché noi sappiamo da un lessico, da una specie di enciclopedia romana orientale del X secolo d.C., la Suda o Suida, che i romani abbandonano quelle che vengono chiamate spade patrie, che erano appunto la Latembi e lo Xifos, per acquisire il gladio ispanico. Perché? Perché era, ci viene detto, più resistente, performava meglio per quello che era il metodo di combattimento romano, che vanno ad adottare, ricordiamo, una spada più lunga, e, come dire, mantiene queste sue caratteristiche nonostante, ci dice la fonte, i romani non riescano a imitare la qualità del lavoro sull'acciaio che era tipica delle spade celtibere e iberiche che avevano acquisito dagli iberici, appunto, e dai cartaginesi nel corso della seconda guerra punica. E quindi vanno ad acquisire quest'arma, andando a soppiantare poi le altre, probabilmente perché nelle loro mani si comportava molto meglio, rispondeva molto meglio alle loro esigenze. C'è stato tuttavia un periodo, una breve finestra, dalla fine della seconda guerra punica fino alla distruzione di Corinto e Cartagine, quindi diciamo circa 50 anni, 60 anni, in cui queste tre spade, quelle più caratteristiche del periodo centrale della Repubblica, ovvero lo Xifos, la spada gallica Latembi e il radio ispanico, hanno convissuto, e questo lo sappiamo appunto dalle rappresentazioni, dai reperti che abbiamo visto prima, eccetera, eccetera. E trovo che sia molto bello, a volte forse romantico a modo suo, constatare questa diversità dell'uniformità che i romani hanno sempre, ovvero i romani cercano spesso di uniformare quello che hanno, almeno nella sua funzionalità, ma troviamo, sia perché è fatto a mano, sia perché non è una produzione industriale, sia perché ha influenze e influssi da tante parti diverse, l'armamento romano, ecco, è molto diversificato. E quindi mi pare molto bello trovare in queste tre spade, in quei 50-60 anni, una bellissima rappresentazione di questa diversità nell'uniformità. E quindi, quando ci figuriamo queste legioni che vengono dalla seconda guerra punica, dobbiamo immaginarle con al loro fianco spade celtibere, spade galliche e spade di tipo greco.
Se volete approfondire il tema delle spade utilizzate prima del gladio e dell'origine del gladio stesso, io non vi posso che consigliare uno dei libri che ho utilizzato di più per fare questo video, ovvero A Roma da Cartagine di Gior Canestrelli, vi lascerò il link in descrizione. E se volete approfondire il tema di altre armi usate dai romani, tra cui anche la spada, vi invito a vedere questi video qui.